Grasso. Adesso figli della merda. Questo video l'abbiamo fatto in maniera abbastanza veloce perché purtroppo ieri Barlo era a lavoro, io sono andato a lavorare e non abbiamo potuto registrarlo. Urgeva fare un video di risposta, anche se il ragazzo in questione, da come vediamo i numeri su tutto sul web, non esistono più, c'era bisogno comunque di mettere le cose in chiaro, pur facendo così anche pubblicità alla sua uscita infelice di ieri. Sì. Ovviamente non sta mai a giudicare l'intervista che ha fatto, lui è il suo personaggio, gioca col suo personaggio. Però a un certo punto questa persona ha toccato dei punti che non prendono noi, ma prendono un po' tutti quanti. E siccome non ci siamo mai nascosti l'antipatia verso un certo tipo di personaggio, è giusto anche che spieghiamo le cose come stanno. E manda la clip. Dai, mandiamo la clip. Vai. Tra te e gli Arcade Boys. Oddio che palle. Nato da un commento dei ragazzi? No, guarda, ti dico, esistono i rapper, quelli che fanno questo lavoro. Sì. E poi esiste gente che non ce l'ha fatta a fare questa cosa, che sta a latere e ne parla. Però quello che devono capire queste persone è che la gente come noi. Come noi. Non voglio sembrare classista. Però. Ok. Allora. Non voglio sembrare classista, Però quelli come noi che sono qua. Mi ricorda, e voi che state a latere. Mi ricorda. Non sono razzista, però. Non voglio essere classista, ma. Comincia con questa cosa. Allora, esistono gli artisti. Noi. E poi gente che non ci ha fatto la musica. Allora, adesso mettiamo in chiaro una cosa. Io non sono un rapper, non sono un musicista. La musica l'ho fatta perché mi divertiva farla. Ho basato la mia vita sulla musica, ma ho sempre avuto webzine che parlavano di musica dal 2002. I più vecchi che seguono il canale lo sanno, perché c'è tanta gente che mi conosceva da prima. E tu invece, Barlo, sei quello che dei due ha fatto due pezzi su YouTube. E quindi tu sei un rapper che non ha mai riuscito nella vita. Certo, parliamo un attimo del mio rapporto col rap. Sì, ho fatto 3-4 pezzi sui ninja perché voi non eravate capaci e mi facevate piangere i coglioni. Allora ci ho pensato io. Quello era il mio contributo al rap. C'era una lacuna nel rap italiano. Ma cavolo, ninja, tu vuoi fare Wu-Tang Clan? Ho detto, faccio io, raga. Basta. Meglio faccio io che facci cazzo. Ha fatto 2 view, bella per lui. Lui aveva il suo lavoro parallelo. Ti piaceva oltretutto il crack, quindi non è che gli piaceva la musica. Diceva crack, dai, di la verità. No, non è vero, mi piacevano. Vabbè, ma andiamo a sentiamo. Un'altra cosa al nostro livello. Voi siete dei cicciottelli che parlano su YouTube. Cicciottelli che parlano. Cicciobelli su... o cicciottelli? Cicciottelli, cicciobelli. Giulio. Sono anni che ci scassi la wallera nei tuoi dischi di parlare di bullismo. È vero, fa le canzoni sulle anoressiche per prendere il like dagli anoressico o dalle aspiranti anoressiche, perché così si possono immedesimare. Sì. Però e tu poi, sei un cicciottello. In quello che trattiamo noi con Arcade Boys c'è anche sempre un piccolo fondo di aiuto ai ragazzi che effettivamente soffrono di bullismo, che ne abbiamo visto, che ne abbiamo sofferto anche noi. L'altro giorno addirittura io ho fatto la reaction senza cappello per far vedere che sto diventando pelato e che non ho problemi con la mia immagine davanti alla gente. Molte volte metto le magliette strette. Anche molte volte non mettiamo le magliette. Molte volte non mettiamo le magliette. Proprio per far vedere che non importa l'immagine che tu stai dando, importa quello che stai portando. Come se io ti chiamo idrofobo perché hai paura di lavarti. Bravo. L'idrofobia è una malattia, non va presa sotto gamba. Il problema è che quando io dico una cosa del genere è sempre sotto il filo del prendersi in giro e non prendersi sul serio. Nel momento in cui tu lo stai facendo in un'intervista con Max Brigante, nemmeno con Wad, senza nulla togliere a Wad. Che se già li vai a togliere qualcosa a Wad, cosa resta? Vai. Cioè le persone dovrebbero capire che ci sono dei livelli, dei gradini, delle cose. Che non è classista, uno come me che rappa, che scrive. Perché le persone tu hai la sensazione che l'ascoltatore il non fallito lo capisca. Il fallito X, perché loro sono due falliti, ha bisogno, visto che non è riuscito a fare il rap, di mettersi allo stesso livello del rapper. Farlo sembrare amico tuo, parlando delle sue canzoni. Esatto, a parte gli trema la voce. Da qua in poi, ragazzi, notate come gli trema la voce. Ma poi il fallito X ha bisogno di essere allo stesso livello del rapper. Non ho capito. Perché il rapper rispetto alla massa è in alto, è il top, è il rap. Il fallito X, io fallito, che comunque effettivamente sono fallito, ho avuto delle attività che non sono andate abbastanza bene, ho avuto delusioni amorose nella vita, però effettivamente posso dichiararmi fallito, visto che una persona normale nella mia condizione potrebbe essere fallita. Magari si è già sparata in mocca. Sì. Se non ti sei ancora sparato in mocca, perché parli di me? Tu dovresti spararti in mocca, non dovresti parlare di me. Ah, tu dovresti spararti in mocca perché sei un fallito. Sì, non dovresti parlare di me. Non dovresti parlare di me, che sono un rapper. Quindi, ok, ci sono dei vari gradini, cioè fallito, poi c'è lavapavimenti, panettiere, come poi andremo a vedere, cardiochirurgo, presidente degli Stati Uniti, rapper. Certo, però tu non puoi parlare del presidente degli Stati Uniti con leggerezza. La gente con leggerezza.
Sentite, raga, sentite la voce come li trema quando parla di noi. Per uno come me che rappa, che scrive, perché tu hai la sensazione che l'ascoltatore non lo capisca. Il fallito X, perché loro sono due falliti, ha bisogno, visto che non è riuscito a fare il rap, di mettersi allo stesso livello del rapper, farlo sembrare amico suo, parlando delle sue canzoni così con leggerezza. La gente dovrebbe rispettare l'arte. Dovrebbe rispettare l'arte, perché lui quando parla di noi sa che noi i nostri attacchi sono così semplici, punti deboli specifici mirati. La cacarella mi fa tremare già la voce. Io ho sempre già questa mezza che si stedica da bambino viziato che non gli hanno detto no per la prima volta. Sai, bambini che si buttano per terra, sbavano. Secondo me questo ragazzo non ha mai avuto un confronto reale con qualcuno che dicesse effettivamente che cosa può piacere o non piacere la sua musica, perché nostro, a parte che lo facciamo solo per divertirci, per ridere e prenderci due soldi su YouTube e soprattutto, ma è il mio giudizio personalissimo. Purtroppo per te tanta gente si trova d'accordo con quello che dico, ma non è perché solo perché sono simpatico, anche quelli che acquisto sul cazzo mi danno ragione quando dico le cose quelle. Il problema è che quando cominci a perdere numeri e allora dai effettivamente credito che forse quello che hai detto sono persone che hanno fatto sacrifici per fare questo lavoro. Sono persone che hanno fatto sacrifici per fare questo lavoro. Lolo, diciamo pure famiglia ricca, ha fatto sacrifici per fare il rapper. Non è un privilegiato perché ha potuto scegliere di fare solo quello nella vita, perché tanto aveva mamma e papà che sborsavano i soldini. E tu non hai fatto sacrifici per arrivare... Io non ho fatto i sacrifici per arrivare ad avere un posto dove dormire, un posto su un piccolo spazio su YouTube dove parlare di cazzi tuoi. Io ti ricordo che quando ho iniziato a pigliarti per il culo, Lolo, dormivo per terra nel magazzino del suo negozio che ha fallito. Negozio perché è il fallito X, quindi c'è la X nel negozio. Quindi i sacrifici io li ho fatti, lui li ha fatti. Tu hai scelto di fare il rapper di lavoro e di fare il teen idol. Andate a spazzare per terra. Andate a spazzare per terra. Attenzione. Commenti. No, ma sono stronzate. Però c'è un idiota che parla di ironica. Sì, ma sì, ma tu per ironizzare con me devi potertelo permettere. Hai capito? Tu che spazzi i parenti, vai a spazzare per terra. Ma tu già lo fai. Io lo faccio pure bene. Barlo, la sera quando non fa le live con me, è perché il giorno dopo va a spazzare i pavimenti dei cortili, ragazzi. E tiro sulla merda del piccione. Il pomeriggio poi viene a girare una cosa con me per guadagnare due spicci in più. Noi lo facciamo per farci propsare degli artisti, lo facciamo perché ci tiriamo su due spicci in più, la gente si diverta con noi, la gente sta in compagnia con noi. Magari impara qualcosa, magari la disimpara. Sì. Quindi Lolo, io per scherzare con te, a parte che non siamo amici, mai lo saremo, ma non è che io scherzo con te, io rido di te, è diverso. Cazzo sei, da dove vieni? Vai a lavorare. Lavorare? Cioè, a fare il pane. Sì, ma non piangere. Questo è quello che la gente non capisce, non possiamo fare tutti i creativi, l'hanno capito tutti che è una svolta per i rapper. Qualcuno deve fare il pane. Sì, certo. Ho capito, gli ha detto. Messaggio arrivato, poi comunque vado a informarmi. Bravo. Perché vedevo tutti questi messaggi, ma non ero informato. Il problema di questa gente è proprio le persone che si informano. Hai capito? Il problema della gente è quelli che vanno a vedere cosa dicono gli Arcade Boys e magari si accorgono che hanno ragione. Il problema è la gente che si informa. Ragazzi, aveva ragione Wayne. Non dovete informarvi. Non pensare, pensavi, ma tu non devi pensare. Pensare fa male. Non vi informate, prendete come oro colato solo quello che dico io e il mio ufficio stampa. Non andate a vedere un'informazione alternativa, non dico neanche contro informazione. Ma neanche informazione, non andate a vedere un parere discostante. Il problema è proprio che si informa, perché Max Briganti dice: guarda, io non lo so, devo informarmi. No, ma sono tutte stronzate. Il problema è proprio chi si informa. Non andare a sentire cosa dicono gli Arcade Boys, perché magari poi capisci che poi faccio schifo veramente. Tu devi andare a fare il pane, non è che sono tutti creativi. Ma io faccio le brioche la mattina per la comunque terra. Raga, io quando vado a tirare sulla merda dei piccioni, lui quando va a fare il portiere di notte non ha il ghostwriter, non ha l'autore che lo aiuta a scrivere. Giulio, un uccellino mi ha detto che i tuoi testi, per la precisione, quelle quattro volte che abbiamo detto: oh, bello sto pezzo che hai scritto, l'ha scritto il ghostwriter, ossia l'autore. Questo uccellino anonimo mi ha detto: potrebbe essere Matisse degli Equo. Puoi prendere per il culo delle ragazzine di 12 anni che è il tuo pubblico, ma non puoi prendere per il culo Brigante o gente che ne sa di musica, perché se hai gli autori, c'è gente che ha gli autori e lo dice serenamente, gliene frega un cazzo. Ci sono crew che cantano ognuno il suo pezzettino, ci sono crew che collaborano per un pezzo. Certo. Tu ti eleggi, ti autoeleggi a grande artista. Abbiamo una generazione di rapper o artisti o presunti artisti o presunti rapper che si innalza al popolo degli ascoltatori, si innalza a voi che siete a casa ad ascoltare, a voi che andate a lavorare, fate il pane, lavate per terra, morite in fabbrica 9 ore al giorno. Non avete nessun tipo di autorità
per poter avere un'opinione. Questo che siamo arrivati. Il rap, che veniva da una situazione di strade, veniva da una situazione di aggregazione, si eleva in un gradino tale che tu, panettiere che mi stai seguendo, tu, studente che mi stai seguendo, tu, ragazzo che lavora 24 ore su 24 per 300 euro, non puoi avere un'opinione con un tuo amico, no, davanti anche non puoi semplicemente che calcolare che un rapper possa essere al tuo livello. Non puoi permetterti di essere al livello di Lolo, perché tu muori in fabbrica 9 ore al giorno. Non permetterti neanche di esprimere il tuo parere. Il problema, ragazzi, è che non è solo Lolo. Tanti della vostra generazione di rapper e cantanti preferiti hanno questa presunzione. Io mi farei 4 conti. Non siete artisti, raga, siete rapper, siete, come diceva Noitz, siete dei minchie, siete dei ragazzini che dite cazzate al microfono e non siete neanche tanto bravi. Abbiamo tanti artisti che ci supportano anche in segreto, abbiamo tanti artisti che ci supportano anche semplicemente a parlare con loro per chiedere delle opinioni, hanno a cuore quello che facciamo e ci supportano nell'ombra, perché schierarsi con noi ovviamente sarebbe andare contro a chi ha veramente i soldi, a chi ha veramente il potere nell'informazione hip hop, rap, di quello che stiamo parlando, ma anche a livello di informazione italiana, perché abbiamo avuto del mobbing anche da gente molto più in alto. E tu stai dicendo che tutti quelli che supportano, tutti quelli che stanno dando un contributo per far crescere anche semplicemente una piccola realtà come Arcade Boys, che non è nulla in confronto ai vostri numeri, tutti quelli che ci hanno dato il loro supporto apertamente, che sono venuti qua, non li abbiamo pagati, vuol dire che c'è un discorso di stima. Tutti quelli che hai visto qua su questo divano e sul divano vecchio, Max Brigante stesso ti stava cercando di spiegare questa cosa, ma tu eri troppo intento a farti venire le crisi. Quindi fatti venire le crisi. Ciao bello.